Il Battistero, un capolavoro all'interno del Duomo. Posto accanto alla collegiata di Santa Maria della Scala sorge il Battistero. Dall'esterno emerge la differenza stilistica tra la parte bassa, ricoperta di un nuovo paramento in mattoni nel XIX secolo, e la parte alta, edificata insieme alla chiesa gotica nel 400. L'accesso interno si fa dopo la terza cappella a destra della chiesa, passando da un'artistica cancellata del 700. Il vano centrale, con quattro nicchie e quattro bracci, è ricco di opere d'arte. Innanzitutto la fascia affrescata con le scene della Passione di Cristo. I personaggi sono resi veri e vivaci dallo schematismo medievale, che conferisce nobili fattezze ai buoni e aspetto deforme ai cattivi. A seguire sul vecchio altare si ammira un imponente polittico su tavola, detto Pala Tana, mancante degli sportelli. Raffigura la Natività di Gesù, i santi Giovanni Battista, Tommaso Apostolo, identificato dalla squadra, Giorgio mentre uccide il drago, Gerolamo, con il leone e il cappello da cardinale. Accanto all'altare si trova una statua in terracotta di Pia Donna del XV secolo. Una delle nicchie ospita da alcuni decenni il gruppo statuario della Madonna del Melograno.